scusi, la Digos non, la Digos non deve impedirmi di passare. Va bene, la Digos non deve impedirmi di passare, per cortesia. Allora, rispettiamo i ruoli, io ho grande rispetto di voi, come voi dovete avere rispetto di me, punto e basta. Presidente, 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 lei ha parlato di... Se tu mi inviti alla tua... No, no, hai parlato di Ilva Chiusa, hai parlato di Ilva Chiusa che è impossibile, rispondi, non ingannare i cittadini. Hai parlato di Ilva Chiusa, che non è possibile. Luigi, hai detto che non è possibile. Tu sei un candidato. Bene. Quindi non hai diritto di. Siamo tra due soggetti politici. Se tu mi inviti, ad una tua convention, se mi inviti tu. I giornalisti devono invitare. I giornalisti, non io. Sei un candidato, sì. E i giornalisti devono invitare i candidati. Convention di un'altra parte politica. E ti sto ponendo delle domande. E non lo puoi Siamo fare. Per come non no? Perché il diritto di espressione non c'è. Perché tu no, io non posso venire ad una tua tra manifestazione. Di noi, mantieni tu, non mi e tieni tu il microfono. È una guarda, Michele, lo tieni tu. Sai no, no, e anche io ti voglio bene. Le regole allora, della rispondi, perché hai, perché hai detto che l'Ilva non si può chiudere? Io non ti posso rispondere nel merito, perché tu sei un candidato. Se rispondi. Se vuoi, mi inviti alla tua convention e io vengo alla tua convention. Rispondi, perché l'Ilva non si può chiudere? Ma tu non puoi giocare sul doppio ruolo. No, 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 io qui sono sono candidato, presidente, sono candidato, è Meluzzi che si che rifiuta il confronto, e la Digos deve fare il proprio mestiere, non deve calpestare il diritto di libera espressione. Questa è la vergogna, pensate ad arrestare i delinquenti piuttosto che a bloccare me. Pensate ad arrestare i delinquenti, non a bloccare me. Rispondi sull'Ilva, rispondi sull'Ilva. Fai il candidato. Rispondi, hai paura di parlare di Ilva. Eh no, però no, però no, però no. Ma come se fossi l'ultimo delinquente della terra. Come se fossi l'ultimo delinquente della terra.